I crimini e le frodi hanno spesso un carattere internazionale. E migliorare la cooperazione internazionale ci permette di scambiare buone pratiche ed esperienze in questo campo, così che le autorità che si occupano dei controlli alla frontiera sono tutte più preparate nel riconoscere questi reati. La missione collabora con l'autorità palestinese per la gestione delle frontiere e l'obiettivo principale è quello di rafforzare la cooperazione tra tutte le agenzie coinvolte nei controlli alla frontiera, che sono le forze di polizia, le dogane, le autorità sanitarie, le autorità giudiziarie e anche gli attori internazionali che sono coinvolti nei controlli. Quindi la nostra attività con la controparte palestinese permette in qualche modo di rendere più sicuro e più stabile il contesto internazionale e quindi di conseguenza la cosa si riflette sulla sicurezza dei cittadini dell'Unione Europea. La cosa che mi piace molto vedere nel mio lavoro è il grandissimo impegno che c'è da parte di tutti gli esperti che provengono da tutti gli Stati membri nel momento in cui si siedono insieme per preparare un'attività.